È arrivato il tuorlo? Tagli che sono buoni. Madre di Dio. Fate la foto, non lo mangi. Guarda come cola, guarda come cola. Sta colando. Sta colando, Toto, mi sta emozionando. Ciao amici di Bracciami Ancora, io e Paola siamo a Brindisi, Puglia. Stasera abbiamo una cena, dobbiamo andare a trovare una braceria. Quindi sì, ci siamo detti, che famo tutto il giorno? Ci ho pensato io, andiamo al mercato, sapete sì, che mangiamo? Non me lo di. No. Voglio... Non me lo di. È la colazione? Sì, sì, lo so, la colazione è decisa te, non me lo dire, okay. sorpresa pure per voi. Giuro, non lo so, ci sarà qualcuno ad accoglierci? Sì. E chi è? Ho fatto amicizia. Ah, Osvaldo. Praticamente noi siamo arrivati ieri sera, ognuno è andato per fatti suoi, io ho dormito e Paola ha fatto amicizia con Osvaldo. Vabbè. Osvaldo, arriviamo! Eccolo lì, Osvaldo! Allora, Osvaldo, io ancora non ho fatto colazione. Che belle queste! Il limone. Limone? Ok. Questa era la colazione che volevo farti fare. Questa qua. Questa. Cozza cruda. Cozza cruda. È la cosa migliore che c'è. Benissimo. Poi a Brindisi, voglio dire, se non te le mangi qua le cozze crude, dove le mangi? Dai, sì. Anche che sono buone. Madre di Dio. Fate la foto, non le mangi. Allora io ce ne ho tre, una è bianca, una è rossa e una è rosa. Perché nella vita ci sono pure quelle di colori, e quelle gialle e bianche. È giusto, sono tutte e tre buone. Da quale inizio? È quella bianca. Ecco l'altra bianca. Ok. Colazione a Brindisi con le cozze di Cosimo. E qui devo stare voi. Buona, ma tacci quanto è buona. C'è sì, limone. Col limone fa paura, ma pure è così, nature. Mortacci quanto è buona. Osvaldo, poi se mi lasci il tuo numero di telefono, ti mando un WhatsApp, ok? Ce l'hai WhatsApp? No. Fammi vedere il telefono. No, non è buono. Fammi vedere il telefono, dai. Te lo soldi. No, Osvaldo, no, WhatsApp non te lo posso mandare. E te l'ho detto. Si vede che ti sono piaciuto. Ho scelto io sta colazione. Ti è piaciuta? C'è la faccia. Colazione da campioni. C'è la faccia soddisfatta. Guarda, c'è. Io ancora continuo. Bello. Paola, una donna di classe come te, ecco come si riduce. Mi sono incozzata. Allora, caro Michele, tu pensi che sia finita? Adesso tutti incozzati. Sì. Ti porto al mercato, questo qua che sta fuori, il mercato coperto. A piazza del mercato. E c'è un altro signore che vende pesce. Ah, sto giro continuiamo, adesso siamo partiti con le cozze. Ok. Finiamo la nostra colazione di pesce a base di gamberi crudi. Ah, mi piace? Sì, sì, gamberi. Sono i gamberi crudi, questi locali. Mi mangio gamberi tutto, viola. Mi mangio tutto. Va bene, ok, vai, andiamo. Vicinata. Non ti facciamo niente. Pure il signore gli va le cozze. Buongiorno. Ecco il signore, quella più piccola. No, questi quattro qua stanno lì. Allora guarda. Gambero, ok? Sì. La testa, mamma mia. La testa è buonissima. Questo si potrebbe mangiare pure tutto così, io faccio così. È zucchero. Questi gamberi sono dolcissimi. Sono soddisfatta di questa colazione. Adesso però voglio passaggiare pure a Michele. Sto a mangiare solo io, sto a mangiare. Guarda, cioè, sì, passamene uno. 4 euro. Gambero. Ecco io invece lo mangio intero. Ok. Perché non ha pagato quindi? Ah, ecco. Ho mangiato tutto così. Sembra un cracker. Una sciacquata di mano e si ricomincia. Eccomi. Il caso ha voluto che di fronte al banchetto del pesce ci fosse anche il banchetto delle uova. Te la senti di mangiarti un uovo crudo? Bisogna fare un buchetto sopra. Vai. Un buchetto sopra. Eccolo qui. Un buchetto sotto, perché altrimenti è difficile, diciamo, far passare l'aria e succhiare. Un buchetto sotto. Poi ci si mette così e si succhia. Lo so, mangiavo tutto, eh? Così, vado? Sì, togli il dito, succhia, succhia, vai, succhia, succhia.
È arrivato il tuorlo? Mm. Facciamo la prova? Dai. Ricapitolando, cozze crude con limone e senza limone, sì, gamberi, no, gamberi crudi, per finire uovo bevuto crudo. Nel frattempo, amici di Piacemi Ancora, è arrivato Giacomo, che però lavorerà solo questa sera. Giacomo, che hai fatto stamattina? Stamattina ho lavorato al computer. Sì. E niente, sono stato in albergo. No, con cosa hai fatto? No. Con cosa hai fatto colazione questa mattina? Uno yogurt. Onesto. Assolutamente. Paola, onesto, ma se vogliamo pure un po' banale, no? Sì. Mamma mia. Allora, la Puglia mi piace tanto perché è pieno di gente che si chiama Michele. Io mi sto girando ogni 5 minuti, sento Michele, mi giro. Non so io, no? Non ce l'hanno con me. Michele, non ce l'hanno con me. Michele. Non ho trovato nessuno che si chiama Giacomo comunque. No, zero. No? Zero. Anche sulle Paola. No, zero. Pieno dei Micheli. Buongiorno. Tira fuori, facci vedere che hai preso. Che riporti a casa? Allora, i tarallini all'olio, quelli classici. Poi mi hanno fatto assaggiare pure questi, che sono ai cereali e sono buonissimi. Veramente una scoperta unica. E quindi li porto a casa. Li faccio assaggiare mia mamma e mia sorella. E porto un po' di Puglia a casa. Ragazzi, vedete che bella luce che abbiamo? Non è merito nostro, ma è merito di Giacomo, che finalmente inizierà a lavorare. Allora Paola, stamattina mi hai fatto fare colazione, tutto crudo, tanta roba. Sì. Adesso ti ho portato in questa braceria, è la braceria migliore di tutta Brindisi. Ok. Ok, il proprietario è simpaticissimo, pare Renato Zero, lo vedi? Davvero, pare Renato okay, Zero. Andiamo. Guarda Paola, questa è una meravigliosa... Risto, braceria, pure un po' macelleria, perché come è costume qui da queste parti, la gente viene la sera, sì, si ordina la carne che vuole e se la porta a casa e se la cucina a casa. Oppure se la mangia qua. Oppure se la mangia qui. Però questo fatto dell'asporto serale di carne io l'ho trovato in Puglia e in Sicilia, un po' in Basilicata, un po' in Molise, su al nord, dalle parti tue c'è? No, così no. Allora va. Tu scegli quello che vuoi mangiare, sceglielo te. Scelgo io? Perché c'è veramente tanta roba. Ok, cioè. Allora. Io Madonna mia, quanta roba. Allora, senti, io di tipico vorrei mangiare. Queste? Le gnummaredde. Le gnummareddu, che sarebbero, no, esatto, che in altre regioni vengono chiamate in altro modo. Sì, in realtà sono dei fegatini, vedi, arrotolati con, di solito si fa con la rete del maiale e poi c'è il budello, l'interiore dell'animale. Sì. Poi vorrei assaggiare qualche bombetta. Massimo, passaggio. Bombette qualche... fantasia. Bombette. Allora, questa barbecue che ne ho sentito parlare, che dice che tanto che va alla grande, perché abbiamo fatto un bel tour in Puglia, sì, e abbiamo assaggiato le classiche, quelle con la pancetta, quelle col pistacchio, di tutti i tipi e specie. Questa non l'avevo trovata da nessuna parte, quindi sarei curiosa di assaggiarla. Questo posto è famoso perché fa le polpette in un modo molto particolare, quindi ci mangiamo pure le polpette. Ok. Ok, poi direi, gli diamo di bisteccone e gli diamo di picagna. Ok, ma mi aiuti? Allora, facciamo così, io ti aiuto a mangiarle, però tu ti siedi perché Massimo, che è il proprietario, sì, ha detto che io potevo varcare la soglia della sua, diciamo, del reparto fuoco e cucinare con lui. Cioè, praticamente stasera io mi siedo e mangio e tu cucini? No, esatto. Vabbè, raga. Ma sono emozionata perché non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Vatta a mettere seduta, va. Massimo, oh, tu sei il proprietario della baracca? Sì. Allora, ti presento. Allora, Massimo, tu sei macellaio da tre generazioni, però a un certo punto hai aperto questo ristorante, sì. Esco Sazio. Il nome la dice lunga. A voglia. C'è uno che entra che c'ha fame e deve uscire che ha mangiato da morire. Sempre. Allora, qui l'approccio, diciamo, lo stile è molto pugliese, perché ho visto c'è bombette, c'è tutto il... e cuoci su questo ciurrasco. Su questo ciurrasco. Su questo vengono fatte solo le bombette. Allora, tutte le cose che ci vogliamo mangiare stasera vorrei tanto cucinarle insieme a te. Ma come funziona qui? Funziona in questa maniera. Prendiamo la strada. Allora, vi faccio assaggiare quelle che vanno più di moda. Abbiamo queste qui che sono fatte con pancetta e provola. Fammi vedere. Questa è una bombetta con pancetta e provola. La possiamo pesare? Sì. Vediamo un po' quanto pesa. Allora, vediamo. Questa bombetta pesa 64 grammi. Allora, sto girando la Puglia da qualche giorno, ti dico,
A Martina Franca pesavano 35 grammi. Ad Alberobello mi hanno detto no, noi Alberobello le facciamo più leggere, 25 grammi. Ma a Brindisi siamo di appetito. Voi a Brindisi le fate le fate praticamente quasi il doppio. Iniziamo, la mettiamo nella spada. Vai, uno. Poi facciamo quelle che non tutti fanno, quelle del Philadelphia, che okay. È meravigliosa. Poi abbiamo quella gorgonzola. Ma quindi praticamente uno ti può chiedere una bombetta tipo? Sì, tu piglielo, accontenti. Ma il bello è questo qui, abbiamo la facoltà di far scegliere il cliente tutto quello che vuole. Quella al barbecue, e vai col tango. E la nostra polpetta alla brace dentro. Cioè, qua c'è la polpetta per cui dicono che tu sei famoso. Sì, sì. E l'hai avvolta con la zucchina. Domanda. Che c'ha di particolare sta polpetta? Questa è una polpetta di una ricetta nostra di famiglia. Amici di Bracemi ancora, nel sud, quando praticamente arrivate in Puglia, vi trovate di fronte a questi fegatini avvolti nel budellino di agnello. Ok, che voi chiamate qua? Turciniedi. Ma voglio vedere questa alla come siciliana. La infili. Questa è fatta con prezzemolo, provolo e pomodoro. Vai, ok. Benissimo, ragazzi, guardate che meraviglia. Questo è proprio made in sud comunque. Vieni, andiamo a vedere se Paola apprezza, va, vieni. Senti un po', allora, tu avevi fatto un ordine, sì. Ma poi Massimo diciamo ha preso in mano la situazione, okay. E ci ha messo tante altre cosette. Okay. Ti va bene questo? Sì, che questo ci mette altre due tre. Va bene, ok. Da dove si inizia in questi casi? Da vedo che tu c'hai tre livelli. No, dal primo livello sopra. Quindi il primo livello sopra? Sì. Ok, allora praticamente si infila così, giusto? Sì. Si infila così, vai, poi? Sta già fatto. Inizia a girare. Ragazzi, stavo facendo un conto, in questo dispositivo di cottura c'entrano 29 spade, ha detto Massimo che per una spada ci sono 13 bombette, praticamente ho fatto il conto, 377 bombette, e però il 377 va moltiplicato per 2 perché c'è pure quest'altro. Stiamo praticamente quasi 800 bombette che si cuociono in 20 minuti. 8, 16, 24, madonna mia le bombette che fanno qui ragazzi. Non solo Puglia in questa braceria, perché hanno pure bistecconi strepitosi come questi e il taglio che a me piace tantissimo, che è la picagna. Tra l'altro, mega parentesi, loro la selezione delle bistecche la prendono dal gruppo Galli, quindi hanno puntato su questa selezione marezzata che il gruppo Galli sta proponendo oramai da qualche anno a tutte le bracerie e le macellerie italiane. Bravi. Poi Paola, se sei d'accordo, se mangiamo pure quella. Va bene, voi non l'avete sentita, ma ha detto super wow, super va bene. Paola, mi sono scordato di Turciniedo, ce l'ho fatto mettere uno solo. E poi ce lo litighiamo, scusami. Perché mi sono scordato, mi chiedo se ci fa una spada apposta di Turciniedo. Guarda come gola, guarda come gola. Sta colando, donna, mi sto emozionando. Guarda un po', Giacomo, questo ragazzo alla tua sinistra, guarda un po'. Oh, ci hai sentito, eh? Sta a fa per noi? Davvero? No, mamma mia, eccolo qua. Rosa, questo è l'impasto delle polpette? Sì. Vanno alla grande qua queste polpette? Tanto. Quante ne fai al giorno? 400. Ragazzi, il bello di questi posti è che c'è una Rosa dietro le quinte, oggi di fronte alla telecamera, ma ce ne andiamo via subito, che fa polpette a mano, le fa rigorosamente a mano. Senti, è bravo Massimo, sì. Bravo. Datore di così non si poteva trovare. Davvero? Hai capito quanti complimenti che te stanno a fare? Sono 17 anni che sta a fianco. 17 anni che lo sopporti? Ah, bravissima. È pronto, Vai. Allora, Paola cara, è arrivato quello che avevi ordinato. Partiamo da questa? Sì, queste dovrebbero essere le bombette classiche. Queste sono quelle cariche. Quelle col caciocavallo all'interno, di solito le fanno col caciocavallo, però questo le dà molto. No, non mi sembra caciocavallo, a me fa assaggiare. Non è caciocavallo, questo è tipo Philadelphia? Sì, una roba del genere. Apriamo quest'altra, va. È buona, sì. Apriamo quest'altra, va. Ecco qui, qua, becca della bombetta. Questa dovrebbe essere quella classica. Sì. Rovente e rovente. No, questa non è classica. No. C'è la gorgonzola. Manco questo, infatti. Oh, ma dove sta quella classica? Mi sa che questa. Questa è classica.
Ragazzi, tutto questo ben di Dio che vedete mi viene a costare, diciamo, tra una forbice tra i 9 e i 14 euro giù di lì. Potrei sbagliarmi di qualche euro, però insomma, per farvi intendere, queste bombette strepitose alla fine mi fate un signor piatto di bombette made in Puglia a un costo tendenzialmente, diciamo, abbordabile. Questo è il Turcineddu, ragazzi. Io sono sempre molto emozionato quando me lo mangio, perché qui c'è tanta tradizione popolare in questo mini involtino. Ah, limone e pepe, dicono. Vai, va, gira il pepe, va. Dai una bella girata di pepe, vai. Ole, ole, grazie. Mortacci, quanto è buono. Senti, era tutto molto buono. Passiamo alla picagna del bisteccone. E come? Ci mancherebbe. Vado. Namo. Questa è la picagna. Beh, direi molto bella. Allora, come me la prepari? Questa la facciamo minimo due dita, sì, di spessore. Bella! Dio mio, ragazzo! Oddio, che marezzatura! Oh, meravigliosa! Bella! Infilata nella spada così? Sì, sì. Ok. E poi? La cuciniamo fino a 45-50 gradi al cuore. Bene. Poi dopo la tiriamo fuori dal churrasco, sì, e la buttiamo a 400 gradi sulla griglia. Tanta, per scottarla, una scottata, per dargli la crosticina. E viene una cosa meravigliosa. E noi ti seguimo, vai. Yuhu! Vai con lei. Mamma mia. Oh, 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 Massimo, ti fai proprio voler bene. Dai, vai col sale, Maldo. Olè. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Ragazzi, è arrivata la picagna, cottura al sangue come piace a me. Assaggiamo sta picagna del gruppo Galli, magistralmente servita da Massimo, qui da Esco Sazio. Buona veramente. Questa la faccia da mortacci, quanto è buona. Porca mignotta. Io ogni volta dico ne mangio poca, poi non resisto. Perché arriva la carne buona, arriva la carne buona, ragazzi. Ma la magna. È meraviglia, guarda. Sapete questo che vuol dire? Questo vuol dire sapore, ragazzi, vuol dire succosità, vuol dire... Sono arrivate le polpette, vai Massimo, da qui, le famose polpette, ragazzi, fatte direttamente dalla signora Rosa, che ho avuto modo di conoscere prima. Tu fai l'impasto segretamente, cioè l'impasto chi lo fa? Io. Capito? Sto dritto di Massimo, l'impasto lo fa lui e solo lui, solo te lo fai. Ah, allora, l'impasto lo fa Massimo e i figli e nessun altro. È una ricetta che si tramanda per via orale, capito? Manco scritta, secondo me. Tipo che il brevetto da Coca-Cola in confronto è niente, ragazzi. È il segreto di Pulcinella il brevetto di Coca-Cola rispetto al segreto della polpetta di Massimo. Ma che ne sapete voi? Paola, adesso sai che manca? Il bisteccone. Manca la regina. La regina. La costata di Sakura. Dai, namo. Questa, ragazzi, ve la voglio presentare, eh? È la meravigliosa selezione Sakura del gruppo Galli, che ha conquistato Brindisi e ha conquistato pure un cliente molto difficile come Massimo. Quanto ci impieghiamo a cuocerla? Qua ci vogliono 20 minuti. Perfetto, allora tu ce la cuoci, noi ci sediamo, aspettiamo il religioso silenzio, ok? Va bene. Perfetta, ottimo. No, ragazzi, voi tagliate la carne, ci mettete un dito sopra e in questo caso è perfettamente cotta. Cioè è al sangue ma non è fredda, il che vuol dire che la cottura è ben riuscita. E io me la bagno. Buona. Signori, questo vuol dire che quando la mettete in bocca avrà succulenza e tanto sapore grazie al grassetto che si è sciolto. Eccola qui.
Senti Massimo, io sono stato benissimo, grazie. Ti ringrazio. La prossima volta che venga a Brindisi torno, va bene? Ci mancherebbe. Oh, amici di Brindisi ancora, se passate dalle parti di Brindisi venite a trovare Massimo perché lo riconoscete. Per due motivi. Eccolo. Uno perché. No, lo sai perché lo riconoscete? Perché il profumo di brace, di carne arrostita, arriva fino al porto, arriva praticamente. E poi quando entrate è inconfondibile. Ok, grazie. Grazie. Ciao. Bene, ciao Massimo, buon lavoro. Grazie. Bene, io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Paola, e nel prossimo video andiamo a mangiare carne di cavallo. Va bene. Ti piace? Vediamo. Ci siamo mangiati carne fino adesso, sì. E tu l'ultima cosa che volevi sentire è quello che andremo a mangiare, sì, domani. Infatti. Domani carne di cavallo dalle parti di Lecce. Ciao ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi.